Ciao, sono Anna e sono una specialista in DIBA e mi occupo di riabilitazione del pavimento pelvico. Probabilmente, se sei arrivato a questo video, è perché ti hanno diagnosticato una prostatite. Vediamo che cos'è la prostatite e come trattarlo con tecnologia in DIBA. Che cos'è la prostatite? Si intende qualsiasi forma infiammatoria della ghiandola prostatica. In realtà, non c'è, è un'unione di sintomi, quindi il National Institute of Health nel 1999 ci ha fornito una classificazione per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Infatti ce l'ha divisa in quattro categorie. La categoria 1 si riferisce a prostatite acute, che sono delle prostatiti batteriche, quindi in seguito a infezioni. Le prostatite di tipo 2 invece sono delle prostatite croniche, ma sempre batteriche. Le prostatiti 3 invece sono delle prostatiti, quindi dei dolori prostatici in assenza di infezione batterica. La categoria 4 invece abbiamo una prostatite che non genera sintomi. La categoria 3 è quella di nostro interesse perché non abbiamo un patogeno, quindi un'infezione, quindi non è per noi una controindicazione, ci possiamo lavorare. Abbiamo due tipi in realtà di prostatite cronica asettica, quindi senza non batterica, infiammatoria e non infiammatoria, a seconda se vi sono, mediatori chimici di infiammazione oppure no. Quali sono quindi i sintomi della prostatite? Come riconoscere una prostatite? Sicuramente presenterai dysuria, cioè una difficoltà nell'urinare, mialgia e fatica cronica, quindi dolore muscolare, perché in seguito all'infiammazione la tua muscolatura perineale, che è quella muscolatura che si trova nella zona basso addominale, si contrarrà in risposta al dolore. Il dolore sarà molto spesso riferito in zona addominale. Molto spesso potrai percepire anche bruciore, un bruciore costante nella zona pienina, frequenza e urgenza mensionale. Molto probabilmente andrai molto spesso in bagno, e percepirai urgenza, molto spesso in bagno, quindi più di 7-8 volte al giorno, e con urgenza, cioè dovrai svuotare velocemente la vescica. Molto spesso nella prostatite troviamo anche delle disfunzioni sessuali, molto spesso abbiamo un coito doloroso, quindi un dolore postcoitale, quindi dopo l'orgasmo abbiamo un dolore, oppure abbiamo delle disfunzioni erettili. Che cos'è la tecnologia in DIBA? La tecnologia in DIBA è una comune tecnologia che utilizziamo in fisioterapia, comunemente nota, probabilmente la conoscerai come TECAR terapia. In realtà oggi andiamo oltre e parliamo di terapia cellulare attiva in ragione del puntuale effetto che noi abbiamo a livello cellulare. Stiamo lavorando con un'alta frequenza che mi determina dei forti effetti biologici, sia subtermici, quindi senza temperatura, sia con temperatura. Lavoriamo con due elettrodi, un elettrodo capacitivo e un elettrodo resistivo. L'elettrodo capacitivo mi tratta i tessuti più superficiali, mentre l'elettrodo resistivo è più profondo, quindi permette di trattarmi i tessuti più profondi e più resistenti, quali per esempio le ossa, le articolazioni, i legamenti e così via. Vediamo meglio in questa slide, posteriormente vediamo i resistivi, anteriormente i capacitivi. E questo elettrodo in modo particolare, un resistivo, viene chiamato longitudinale. È un resistivo che noi utilizziamo in riabilitazione uroginecologica perché ci permette di lavorare intracavitari per essere più specifici nell'area anatomica di nostro interesse. Valeria, mi potresti passare il manichino? Nel caso di una prostatite andremo a lavorare sulla nostra area di azione perché la prostata è posizionata sotto la vescica, quindi andremo a trattare la zona perineale sottoscrotale per lavorare sulla nostra prostata che è sotto la nostra vescica. Quindi porremo la nostra placca di ritorno neutra in zona lombosacrale e poi con il nostro elettrodo attivo, prima capacitivo, andremo a preparare la nostra zona perineale e poi con il nostro elettrodo invece resistivo andremo ad essere più specifici e interporre la nostra prostata che è qui sotto la nostra vescica tra l'elettrodo attivo e la placca di ritorno neutra. Quali saranno i nostri effetti? Sicuramente parliamo di una prostatite. Se abbiamo una condizione infiammatoria, in subtermia avremo un effetto di riduzione del dolore, di disinfiammazione e di miglioramento dell'ossigenazione del tessuto che sta soffrendo.
Inoltre potremo avere anche una condizione di contrattura muscolare, quindi a termine un po' più alte potremo andare a lavorare meglio sul nostro tessuto muscolare per decontrarlo e quindi ridurre il dolore che si sviluppa in seguito e insieme alla nostra prostatite. Quali sono le controindicazioni della nostra tecnologia? Sono gravidanza, pacemaker e processi infettivi. Ecco perché vi ho detto che lavoriamo molto meglio sulle prostatiti di terzo tipo e perdita di sensibilità termica. Spero di averti spiegato che cos'è la prostatite e cosa, come il fisioterapista in DIBA specializzato in pavimento pelvico può lavorare per aiutarti. Continua a seguirci sul canale Indiba Active.